Parlamento, prove d'intesa centrodestra M5S su presidenze. Prove di dialogo, nel dopo elezioni, per un governo che nessuno dei tre schieramenti usciti dalle elezioni può fare da solo. Forza Italia, con Renato Brunetta, apre a tutto campo, non solo al PD, ma anche all'M5S. Intervistato da Avvenire, il capogruppo dei deputati forzisti auspica il dialogo per le presidenze delle Camere. Su un eventuale accordo per le elezioni dei presidenti delle Camere, replica il candidato premier M5S con un video su Facebook. Noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, afferma Di Maio, ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come prima forza politica del paese. Ok al dialogo, è in sostanza la posizione grillina, che con gli oltre 330 parlamentari tra le due Camere hanno praticamente triplicato la forza parlamentare. Però almeno una presidenza deve essere targata 5 Stelle. L'altra, con ogni probabilità, la rivendicherà l'altro partito che ha vinto le elezioni, la Lega di Salvini. E già è partito il toto nomine, al Senato, in quota Lega, Roberto Calderoli, per FI Paolo Romani, per il M5S Danilo Toninelli, per il centro-sinistra Emma Bonino. Alla Camera, per il M5S Roberto Fico, per FI Maria Stella Gelmini, per i Dem Dario Franceschini. Diverso, più articolato il discorso relativo alla formazione dell'esecutivo, rivendicato sia dall'M5S che dal centrodestra, mentre il centro-sinistra conferma il proprio arroccamento all'opposizione. In questo momento, dichiara Di Maio, il M5S è determinante. Un governo senza di noi non si può fare a meno che, e sarebbe un clamoroso insulto alla democrazia, non decidano di fare un governo con tutti contro di noi. Ma in quel caso, minaccia, sarebbe la loro fine. Brunetta, a proposito di possibili alleanze, sostiene che se si parte dai programmi, più che dalle formule, si scopre che ci sono molte più cose che uniscono. Il nostro programma, ricorda, è stato approvato col 37% dei consensi. E lo mettiamo ora al centro del dibattito. Ma anche il dibattito sul DEF, sostiene, da problema può diventare opportunità. Può diventare incubatore della maggioranza? Insomma, per raggiungere un eventuale accordo, occorrerà partire dagli aspetti meno divisivi.